Giovedì 14 maggio, ben ritrovati a una nuova edizione del TG4 di Telecupole, il telegiornale interregionale dedicato ai fatti e agli eventi del Nord-Ovest, in particolare Piemonte e Liguria di Ponente. Subito la cronaca in apertura, il giorno successivo, con nuovi particolari svelati, assume contorni sempre più gravi. L'incidente mortale occorso nella tarda mattinata di ieri alla Pedaggera tra Cavallar Maggiore e Racconigi, dove in un frontale con un autotreno ha perso la vita Paola Trinchera, 17 anni, residente a Cavallar Maggiore, passeggera sulla Citroen C2 guidata da un coetaneo residente a Bra. Vediamo. Drogato e senza patente al volante di un'auto rubata 2 giorni fa a Bra, ha provocato la morte di una 17enne di Cavallar Maggiore che viaggiava al suo fianco sulla Citroen C2. Adesso dovrà rispondere, tra gli altri reati, anche di omicidio colposo. Questo è il drammatico epilogo del brutto incidente avvenuto ieri mattina alle 11.40 sulla strada regionale 20 al chilometro 33.300 in località Pedaggera di Cavallar Maggiore. A guidare l'auto un 17enne di Bra che, sotto l'effetto di stupefacenti, forse non si è accorto di aver invaso la corsia opposta e non ha fatto in tempo a rientrare. Violentissimo lo scontro frontale con un camion Iveco condotto da un 30enne di Lecchio Tanaro, rimasto illeso. Non uguale sorte purtroppo è toccata a Paola Trinchera, 17 anni, di Cavallar Maggiore, che nel violento impatto è morta sul colpo. Sull'auto sono stati inoltre rinvenuti alcuni quadri sacri e un crocefisso provento di un furto avvenuto la scorsa notte in un'abitazione di Cavallar Maggiore. La macchina rubata c'era stata segnalata in paese, la stavamo cercando, ha dichiarato il capitano Marco Campaldini, comandante della compagnia carabinieri di Savigliano. Il 17enne braidese, la guida dell'utilitaria, si trova adesso ricoverato all'ospedale di Savigliano con diverse fratture, ma non è in pericolo di vita. È indagato a piede libero in quanto minorenne anche per ricettazione, guida senza patente e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Tra i carabinieri sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Racconigi, l'elisoccorso e le ambulanze del 118. Su questo incidente c'è un commento del presidente della provincia di Cuneo, Raffaele Costa. Proprio mentre cominciavamo a considerare non negativa la stagione primaverile dell'anno in corso, riceviamo la terribile notizia della morte di una nostra comprovinciale di 17 anni. Pur non alterando i risultati nel loro complesso, dice Costa, la situazione torna a farsi buia, soprattutto per le modalità dell'evento, furto e droga. Siamo vicini alla famiglia della giovane vittima e contiamo sempre di più sull'intervento delle forze dell'ordine per i controlli. La parola d'ordine non cambia. Prudenza. La provincia, conclude Costa, è commossa per le modalità di quanto avvenuto. Continuiamo con la cronaca. Nel pomeriggio di ieri è morto, stroncato da un infarto nel suo studio di Pinerolo nel Torinese, il professor Valerio Gai, 70 anni, primario di medicina d'urgenza e responsabile del pronto soccorso delle Molinette. In più di 40 anni di carriera medica e accademica, Gai ha scritto più di 50 lavori in extenso, 45 relazioni a congressi e 100 abstracts, oltre a un'intensa attività didattica e a ruoli di primo piano nell'amministrazione dell'ospedale Molinette, di cui fino al 1989 fu direttore sanitario. E ancora, il cadavere di un uomo di 52 anni è stato rinvenuto ieri pomeriggio a Torino in via Orvieto, angolo Corso Mortara. Riverso a terra si trovava lungo il fiume Dora, in una zona frequentata da tossicodipendenti. È probabile che ad ucciderlo sia stata un'overdose, ma a stabilirlo con certezza sarà l'autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni. L'importanza degli incontri di questi giorni deve essere misurata non solo sulla base della mutua conoscenza e comprensione che certamente letterati e scrittori matureranno in fiera, detto Mohamed Salmawi, presidente dell'Unione Scrittori Arabi, nel suo intervento alla serata preinaugurale in onore del paese ospite, l'Egitto, ma anche sui veri e propri accordi che saranno raggiunti per quanto concerne le traduzioni e le pubblicazioni librarie in Egitto e in Italia. Solo questo porrà fine a un disequilibrio che dura ormai da troppi anni. Salmawi, sul palco del Teatro Carignano, ha parlato prima che si alzasse il sipario su un programma di danza di 2 compagnie egiziane dopo le introduzioni di rappresentanti della Fiera del Libro, che oggi viene aperta al Lingotto dalla visita del Presidente della Camera, Gianfranco Fini. Una fiera che ha scongiurato di divenire biennale per far fronte alla crisi e che è la prima senza la presenza delle iniziative del premio Grinzane Cavour, travolto dalle disavventure giudiziarie del suo creatore. Andiamo in Liguria, ancora per la cronaca. Non esiste alcun nesso di causalità tra la morte e il ritardo nei soccorsi. Le lesioni craniche erano infatti talmente gravi da rendere inevitabile il decesso. È il primo responso dell'autopsia di Bruno Fazzini, l'uomo caduto dalle scale di casa a Sanremo la sera di mercoledì 9 maggio, è rimasto 12 ore senza soccorsi. L'esame autoptico è stato eseguito nel pomeriggio di ieri. Torniamo in Piemonte, nessun allarme sicurezza a Torino per il summit delle università, lo sottolinea il prefetto del capoluogo piemontese Paolo Padoin al termine del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza riunitosi ieri pomeriggio. Non c'è nessun timore particolare, la situazione è sotto controllo, riferisce il prefetto, che nega anche l'intenzione di adottare, in vista del vertice della prossima settimana, particolari misure di sicurezza.
Il rilancio turistico del Piemonte prosegue a grandi passi con la regione che nel 2008-2009 investe 26 milioni per finanziare 82 progetti. Si spazia dalla realizzazione di un giardino magico diretto dal trasformista Arturo Brachetti a Cherasco fino alla costruzione di un'area camper nei pressi della Reggia di Venaria. Ma nell'ampio pacchetto c'è davvero di tutto. Un adventure park nella severa Val Borbera, conosciuta soprattutto per i partigiani che vi si rifugiarono nella Seconda Guerra Mondiale. Una casa delle farfalle a Masserano, nel Biellese. Una pista di ski roll, sci su rotelle a Chiusa Pesio. Un impianto estivo per bob e slittino su rotaia a Rimasco. Il tutto senza tralasciare enogastronomia, innevamento artificiale, musei, navigazione sul Po, golf, equitazione e molto altro ancora. Negli ultimi 3 anni, ha sottolineato l'assessore regionale al turismo del Piemonte Giuliana Manica, per migliorare l'offerta turistica del Piemonte la regione ha speso più di 60 milioni. L'investimento è stato ripagato dai flussi cresciuti dal 2007 di oltre il 12%. Questo risultato, superiore al record olimpico di Torino 2006, ha trasformato il Piemonte in una case history. Era lo spinoso tema del nucleare. La più intransigente è la presidente della regione Mercedes Bresso, che annuncia il conflitto costituzionale ipotizzando ogni possibile strada per opporci. Ma la maggior parte degli amministratori regionali, anche di centrodestra, si era già espresso in modo contrario all'eventualità di costruire nella propria regione una centrale nucleare. Un no ribadito all'approvazione del decreto sviluppo e a tutti replica il ministro per i rapporti con le regioni Raffaele Fitto, definendo incomprensibili le obiezioni e annunciando una conferenza Stato-Regioni la prossima settimana dedicata proprio al tema del nucleare. E ora al mondo dell'auto, la quota di Fiat in Europa occidentale vola al 10%, non accadeva da 8 anni, lo rileva Lingotto nel sottolineare anche che in un mercato che scende dell'11,6, le immatricolazioni del gruppo sono invece salite del 5%, a oltre 116.300 unità. In un mercato ancora complessivamente negativo, notano da Mirafiori, Fiat si discosta dalla media e continua a muoversi in controtendenza, aumentando la quota di 1,6 punti percentuali, raggiungendo a quota 10% al terzo posto della classifica. Costruttori il gruppo Ford, che conta però circa 500 unità immatricolate in più. Si tratta di un risultato storico perché era dall'aprile del 2001 che la Fiat non saliva così in alto in Europa. Una vera e propria invasione di volontari però. E l'obiettivo della campagna è per la ricerca di nuovi volontari che il VSSP, Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Torino, ha da qualche giorno attivato e che sta riscuotendo interesse e curiosità. Sì, perché la V verde su fondo nero scelta per rappresentare questa campagna promozionale non convenzionale ricorda un famoso serial televisivo di fantascienza che negli 80 spopolò tra i giovani, ma in realtà vuole attirare l'attenzione sul volontariato. V come volontariato, V come VSSP, un modo nuovo per comunicare il bello e il buono del dare tempo ed energia in favore di chi ha bisogno. V come volontari, questa è la campagna di promozione del volontariato del Centro Servizi VSSP. Ormai è un mese che la città è stata inondata di queste V verdi su un campo nero. Cosa abbiamo voluto fare? Dare un segnale forte, anche perché la V equivale a volontariato, a VSSP, cioè il primo centro che trova volontari per le associazioni che hanno bisogno, ma anche l'invasione della solidarietà, l'invasione di tutto ciò, di tutte quelle forze che possono permettere di migliorare la società, soprattutto con nuovi giovani volontari. Viva il volontario! Era una mostra da Alba, Pinky e Cocco Bill, due tra gli amatissimi personaggi de Il Giornalino, danno il benvenuto ai visitatori della chiesa di San Giuseppe di Alba, dove dal 17 al 24 maggio si terrà la mostra dedicata al settimanale per ragazzi più longevo d'Europa, nato 85 anni fa per volontà del beato Giacomo Alberione, fondatore della famiglia Paolina. L'evento si inserisce nell'ambito del Festival della Comunicazione organizzato dalla Società San Paolo, le figlie di San Paolo e dalla diocesi di Alba, in preparazione alla giornata mondiale delle comunicazioni sociali. E ora lo sport, superare le barriere è un obiettivo non tanto fisico quanto culturale, soprattutto nello sport paralimpico, dove ciò che normalmente è percepito come una limitazione dell'individuo diventa l'occasione di cogliere un successo personale e collettivo. Il principio è alla base del progetto Paralympic Legacy. L'iniziativa è stata presentata a Roma da Tiziana Nasi, presidente del Comitato Paralimpico Italiano per la sezione Piemonte, da Angelo Miglietta, segretario Fondazione CRT, e da Carlo Romeo, responsabile del segretariato sociale della RAI. Confcooperative festeggia i suoi 60 anni di attività e lo fa giovedì 14 maggio presso il Teatro Toselli a Cuneo. 60 anni in cui la cooperazione ha contribuito allo sviluppo dell'economia cuneese, 60 anni in cui uomini e donne hanno scelto di migliorare la loro condizione economica, morale e sociale sotto la forma cooperativa e quindi sui principi cardine che sono mutualità e la democrazia. Quali sono i risultati raggiunti in questi anni? La cooperazione ha questa funzione anticiclica, anche se adesso con la stagnare della crisi anche questa funzione sta scemando. Direi che in provincia di Cuneo
La cooperazione è ben rappresentata in tutti i settori. Cooperative rappresenta circa 400 cooperative dei vari settori, dove ovviamente l'agricoltura fa la parte del leone con circa 130 cooperative, ma abbiamo un crescendo sia del settore produzione e lavoro sia del settore sociale, che è un settore assolutamente importante in questa nostra provincia.